Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi parleremo di... La cosa di ora è una casa rotta. Sul mio canale non poteva mancare il calendario di Balea. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo deciso di prenderlo. Questo è un calendario che costa 14,95 euro, quindi un calendario anche abbastanza economico, composto da 24 caselle, se non erro. Sono 24 ed è pure bella grande. Allora, sono 24, quindi Giovanna, tu puoi iniziare, cioè inizio io dalla 1, in modo che la 24 la apri tu, sennò poi cominci sempre con la stessa cosa. No, vabbè, però... Non vi dimenticate di contare i pacchettini per partecipare al giveaway. Vi ricordo sempre che comunque il conteggio inizia dal calendario della Maybelline, ma comunque andate in info box, c'è scritto sempre tutto. Basta che aprite quella tendina, trovate tutte le informazioni che vi servono. Ok, cominciamo dal numero 1 e vediamo che ci riserva questo calendario. Numero 1 ed è un sale da bagno peeling. Ecco qua, quindi in pratica è un peeling nel formato da 40 grammi. Comunque, Balea è ottima, però mi sembra che ha le stesse colorazioni dell'anno scorso. Ah, sì, sì. Allora, numero 2. Un po' di questi prodottini magari poi ve li inserisco nel giveaway in modo che li provate anche. Numero 2, adesso è un po' più difficile trovare le caselle. Numero 2, eccolo. Va Giovanna. Wow. Ciao bat. Ah, è per farsi la doccia. Ciao bat. Farsi la doccia oppure il bagno anche. Fallo vedere più tempo e tienilo fermo perché mi accorgo che quando monto i video... Fai vedere le cose così ti sposti e butti sotto. Ok, numero 3. Ovviamente da quanto ho capito troveremo tutte mini size come l'anno scorso. Numero 3. No, è uno shampoo. Winter shampoo. Però stranamente adesso che sto facendo questo video le mani per capelli stressati e secchi. Allora, versione da 50 ml, è un prodotto vegan. Buona la profumazione. È tipo cremoso. Allora, poi numero 4. Oh, sono una fiala. Numero 4, ma già lo devi aprire tu. E dove sta? Eccolo qua. Ogni volta mi fanno sempre male questi calendari. Cos'è? È una maschera per capelli. Eccola qua. Dai! Eccola. Questa qua. È una maschera per capelli, non c'è scritto a cosa è. Al profumo di vaniglia per i capelli strizzati e secchi, perché si va ovviamente incontro all'inverno e quindi è tutto più secco sia la pelle che i capelli. Allora, numero 5 qua tocca a me. Ed è dei sali da bagno con olio di cocco e sale del Mar Morto. Eccoli qua, 60 grammi. Allora, quando è che esce un bel lucido da labbra? Non credo, Giovanna, che qua escano queste cose. Sei. Numero 6. Levo la mano, eccolo. Va. Un povero canarino. È un canarino, giusto? Vabbè, non c'è. Tanto...
cos'è? Che cos'è? Che sono, cos'è? Sono dei pedali per farsi il bagno. Ah, sì. Lì, vabbè, lei pensa alle cose romantiche, cioè mettete i sali da bagno, certo. I petali di rose nella vasca. Ok, numero 7. Ecco qui il numero 7. Ciao Bambi. Addio Bambi. Addio Bambi, sei quasi per scomparire. Ta-da! E questo è un amburro per il corpo, quindi una crema per il corpo al profumo di vaniglia e mandorla. Non riesco a sentirla tanto, sento più l'odore della plastica, onestamente, dell'involucro. È un 50 ml. Ecco qui, vai, numero 8, sei tu. Io tu. Posso aiutare Giovanna? Ecco. No, è una crema per la notte. Una crema Alco 10 per la notte, quindi non è assolutamente per l'età di Giovanna. Ok, numero 9. E il numero 9 di te. Questo qui, il numero 9. Ed è un'altra douche cream. Eccola qui nella versione da 50 ml, sempre vegan. 10, ecco qua. Io? No, aspetta. No, tu. Io. Zia mamma mi rubo la vasellina tua, dopo non ci troviamo più con il finale. È un balsamo per le mani e per le unghie. Wow, grandissima. Vabbè, però voglio dire, è un calendario da 15 euro, quindi non è che è possiamo pretendere forti. Chissà quanto. È un 20 ml. Dai, carino. L'11. Numero 11. Anche per provare tutti i prodotti di Balea, alcuni dei prodotti, è un buon calendario. Allora, 2 in 1 wash gel, quindi è un gel che va a pulire, per pulire il viso e per rimuovere il make up. È una versione sempre da 20 ml. Ok, numero 12, Giovanna, tocca a te. Qua. Perfetto. Che cos'è? Sarà, è una spullon per i capelli, esatto. Il balsamo, esatto, balsamo per i capelli con pantenolo, sempre per capelli stressati dall'inverno, di 20 ml. Numero 13. Oddio, no. Vabbè, tanto si è buttato, devo conservare. Allora, numero 13 è una crema per il contorno occhi con vitamina E. Eccolo qui. Io invece? Nella versione da 10 ml, comunque per essere una crema contorno occhi ci sta anche il contenuto. Cioè, no, il contenuto, il formato che da... Che piccolino. Numero 14. Numero 14, bella grande questa, Giovanna. Body lotion. Sì, è una lezione per il corpo, eccola qua. Versione 50 ml. Alla vaniglia e la caramella. Caramello? Candy Toast. Ah, allora la caramella. 50 ml. Poi 15. 15. È un fus butta. Oddio, che sta cascando. Fus butta in pratica è un non burro per i piedi nel formato da 20 ml. Contiene mandarino. Questo non lo so che cos'è. Comunque,
fidatevi, c'è il mandarino dentro e... è buono, è buono. È buono. Ok, numero... numero... 17, no, non 16. Può essere perché 16. L'ho aperto io, quindi 16. C'è una saponetta che non useremo. Eccola qua. È una bomba. No, una saponetta. Ah, è una saponetta, però è carina, dai. Anche per metterla in bagno. In esposizione pure. In esposizione. Ma che profumo è? Sten, però non c'è scritto la profumazione. Carina, proprio natalizia, anche se viola. Allora, numero 17. Eccolo qui. È un latte per i capelli. Art Milch. Quindi è per i capelli. Un latte per i capelli. Che significa latte per i capelli? Non lo so, sei dura la che... Sì, vabbè, però è un latte per i capelli, è una crema. Non lo so cosa significhi latte per i capelli. Ah, milch significa latte, ah significa capelli, latte per sì. i capelli. Io penso che sia una maschera perché... oppure un balsamo. Ah, che profumo. Buono. Penso che sia un balsamo. Comunque contiene cannella e mandorla. Boh, non so cosa sia. Mish. Vabbè, dovrebbe essere un latte per i capelli. Vabbè. 18. 18. Che l'altro dopo. Ok, che cos'è? Tennis cream. È una crema da giorno, sunscreen. Stavo leggendo acido ialuronico con protezione 15. Non lo so neanche dire in italiano. Acido ialuronico. Acido ialuronico. Ialuronico. 20 ml, comunque sono tutti prodotti vegan. Ok, numero 20? Sì, là. No, 20, ma scusa. 19. No. Il 20 toccava, il 19 toccava a me. Il 20 toccava a te. Scusate, facciamo due calcoli e torniamo. Ok, ero io che mi ero confusa e devo aprire la 19. Perché credevo che fossimo già alla 20, quindi ho detto è strano questa cosa perché la dovresti aprire tu. Ok, numero 19 è un off-us peeling, quindi un peeling per i piedi, nella versione da 20 ml. Ed è alla Orange un Invea. Invea è il zenzero. Ecco qui, ok. Numero 20, vai Giovanna. Il 20 qua. Che ci sta? Questa è una maschera per la faccia. Eccola qua. Ha sempre Feuchtigkeit mit Traubenkernöl. Quindi c'è l'olio di uva. Olio di semi d'uva. E poi c'è spendet intensiv Feuchtigkeit. Te lo fa diventare la pelle del viso più morbido. Ok, numero 21, eccolo qua. Ah, è un balsamo delle labbra. Quindi hai già trovato... almeno una cosa che mi posso prendere. E lo sai che profumo è, Giovanna? Butter cakes, quindi biscotti al burro. Biscotti al burro, buono. E... 8 ml la quantità, comunque questo è quello con i beccucci che sono un po' trasversali. Fai sentire l'odore. Tieni, lo devi far fuoriuscire, se no senti solo l'odore della plastica. Numero 22. Proprio come lo mettevo in danza.
No, non riesco a sentire niente. Poi dopo me lo riprovo e me lo metto. Giovanna, 22. Me lo metto. Vabbè, me lo cioè, allora. Ti metti a chiacchierare e non mi aiuti 21. Per niente. 21, già l'ho aperta adesso, giusto? E allora 22, ecco. Aprila. Tocca a te. A me? Ah, ok. È una crema per la doccia. Eccola qua. Choco cakes. Sono i biscotti al cioccolato. Biscotti al cioccolato da 50 ml. Ok, numero 23 e lo troviamo qui. Ed è un altro sapone, però questa volta a forma di alberello di Natale. Perché è carino invece. Te possono evitare sempre no, tutto. No, queste le saponette è carino, però lo ritengo un regalo un po' inutile. Beh, carino. Carino. Dai, 24, ultima casella. È vero, 24. Bella grande. Allora, una maschera per gli occhi, bellissima. Che hai trovato stavolta? Com'è carina. Cioè, è troppo carina. Quando fai la skin care. Veramente carina. Te la vuoi provare? Adesso. Finiamo il... Mamma. No, te la metto così in modo da non rovinarti i capelli. Ah, ok. E finiamo in bellezza. Ecco qui il numero 24, quindi abbiamo aperto quest'altro calendario, cioè per 15 euro non possiamo dire di essere rimaste deluse perché possiamo provare un po'... un po' di prodotti della Balea, quindi è carino anche per fare un regalo, è una sorpresa comunque giornaliera che fa sempre piacere, quindi devo dire che Balea non mi ha deluso neanche quest'anno come neanche l'anno scorso. Niente, no. Poi è veramente carina questa, più bello questo che quello della Essence, a dire la verità. Veramente. Cioè, per me, ovviamente, perché sono prodotti che magari posso provare di più rispetto a quelli là, beh, a parte il mascara. Vabbè, l'Essence mi ha un po' deluso, perché l'Essence comunque ha tantissimi prodotti veramente molto molto validi e voi lo sapete che ve ne straparlo bene, quindi cioè, sì, magari qualcosina in più. Anzi, se volete vedere comunque il video della variante dell'altro calendario della Essence, quello che si compone autonomamente, lo potete trovare sul canale di Marianna Beauty World. Io vi lascio comunque sempre il link giù in descrizione. Niente, quindi anche con quest'altro video abbiamo finito. Noi come sempre speriamo di esservi state utili, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like e commentate e scrivete qui sotto nei commenti se vi è piaciuto il calendario, se lo comprereste, se non lo comprereste. Pinna non mi sta venendo a salutare, ve lo sto aspettando fino a quando mi viene. Non so quando mi viene. Fino a quando finisce il video e niente, quindi noi ci vediamo presto con un prossimo video. Vi mandiamo un bacio. Ciao!